Ciao a tutti, siamo a Clidunno, è una giornata molto fredda, un altro artificiale per il bottom più pesante ovviamente è lo Shark Ride, nella versione normale, non nella versione nano. È un artificiale dal peso sicuramente più sostenuto, lavora in questa maniera sul fondo, ovviamente si può far saltellare oppure si può anche recuperare sempre in maniera lineare, dove ovviamente il fondale ce lo consente, dove sappiamo che c'è un fondale abbastanza pulito e regolare. Gli ami di ricambio per questo artificiale, faccio una piccola parentesi, possiamo usare tranquillamente il Vanfook SP210 dell'8. Perché? Perché ovviamente ha un corpo abbastanza lungo, quindi non rischiamo che gli ami si vadano a intrecciare tra di loro. Lo vado a muovere con una Dice Leaf 64 ISL Impact Solid, quindi una canna solid, più lunga perché 64 mi aiuta a gestire l'artificiale a distanza. È una canna molto reattiva di punta, quindi non ho quasi bisogno di ferrare perché fa tutta la canna da sola, ovviamente settata con un poliester Torai 0,5 da 2,1 litri. Andiamo a vedere come reagiscono. Vedete che ha un'ottima lanciabilità, senza neanche forzare più di tanto il lancio. Va recuperato a canna alta in questa posizione in modo da sfruttare il controllo in verticale dell'esca e per farlo lavorare in maniera giusta. Vedete il terreno, ovviamente l'effetto che fa sulla punta. Abbiamo avuto il nostro attacco, vedete la canna come asseconda immediatamente il movimento del pesce, non c'è stato neanche bisogno di ferrarlo praticamente. Eccolo qua. Ciao a tutti e buon anno!